Eder, Mech, Pallister. Ancora numerosi i punti oscuri, dubbi e tante domande sul giallo di Liliana Resinovic, la 64enne triestina scomparsa il 14 dicembre 2021 e ritrovata senza vita. Il 5 gennaio 2022 dentro un boschetto in un'area dell'ex OPP a Trieste, ipotizzando che la donna sia uscita di casa il 14 dicembre con l'intento di andare a togliersi la vita. Appare strano e quasi inverosimile che quella mattina la 64enne prima di uscire di casa abbia controllato il meteo, elemento che in una normale quotidianità potrebbe essere del tutto ordinario, giusto per sapere come vestirsi prima di uscire di casa, che scarpe indossare o per portare con sé un ombrello in caso di prevista pioggia, ma appare curioso che lo si faccia poco prima di andare a togliersi la vita. A meno che la donna, quella mattina, sia uscita di casa con ben altre intenzioni e non di certo per andare a suicidarsi. Poi le mascherine chirurgiche rinvenute il 5 gennaio 2022 all'interno della borsetta all'atto del ritrovamento del cadavere della donna. Una borsetta indossata a tracolla sulla spalla destra e poggiante sul fianco sinistro. All'interno vi erano alcune mascherine chirurgiche. Così come indicato in più relazioni di verbali, elemento confermato anche nella relazione del medico legale e dato riscontrato oggettivamente anche dalle immagini effettuate la sera del 5 gennaio all'atto dell'apertura della borsetta. Poi, misteriosamente, il 10 gennaio 2022, presso la sala autoptica dell'obitorio, all'apertura della borsetta, le mascherine non ci sono più, scomparse. Ne verrà rinvenuta, mostrata e fotografata solo una, quella nera. Dove sono finite le restanti mascherine? Inoltre, come mai, nella via Damiano Chiesa, si è provveduto ad estrapolare le immagini dalle telecamere di sicurezza della scuola allievi della polizia solo dell'auto di Claudio nella tarda mattinata del 14 dicembre e non sono state anche estrapolate le immagini che riprendono Visintin quando, intorno alle 15, esce di casa in bicicletta percorrendo in discesa, come da lui affermato, la via Damiano Chiesa, per raggiungere il suo laboratorio di via Donadoni? Immagini che avrebbero potuto confermare e rafforzare le dichiarazioni dell'uomo nella ricostruzione del suo percorso nella giornata di quell'infausto 14 dicembre. Un dato fondamentale anche per capire quale bicicletta avesse con sé e poter fare il confronto con la bici mostrata nelle riprese fatte con la GoPro, in città e sul Carso, quella stessa mattina. Nello stesso tempo, sarebbero potute essere estrapolate anche le immagini che ritraevano il rientro nell'abitazione in via Verrocchio delle 15:50 del Visintin. Forse nel pomeriggio le telecamere non funzionavano? Altra domanda. Come ha fatto il telefono di Visintin, la mattina del 14 dicembre 2021, appena uscito di casa, ad essere localizzato alle 7:54 minuti e 18 secondi dalla cella di via Bonomea? Dunque molto lontano da via Verrocchio, se dalla sua abitazione Visintin esce alle 7:45, percorre in salita la via Damiano Chiesa, svolta a sinistra per dirigersi verso la strada regionale 58, nella quale viene localizzato alle 8, area coperta da ben altre celle telefoniche. Inoltre, rimane il dubbio che nella localizzazione delle 8 sulla strada regionale 58 non venga indicata nei tabulati la cella telefonica agganciata. Ergo, appare come un dato sommario e non oggettivo, il passaggio del Visintin sulla strada regionale 58 alle 8, poiché non esiste una cella telefonica che abbia il nome SR58. Altro dettaglio importante riguarda i famosi dati del GPS dell'auto di Claudio Sterpin, forniti dalla ditta che gestisce i dati satellitari, in un formato file Excel, senza indicare il numero totale di pagine del file. Un file dunque aperto, ritrascrivibile e modificato in questura, aggiungendo una sesta colonna, per l'inserimento del nome delle vie, cercate dagli inquirenti con l'utilizzo di Google Maps, dal quale si evidenziano diversi salti orari. Ed ancora, la famosa grande zona d'ombra del 13 dicembre. Un grande buco nero del quale non si sa niente, né dove fossero localizzati i due coniugi in Slovenia, nella località nella quale si sono diretti, né tantomeno il nome della sauna che il Visintin non ha mai fornito agli inquirenti, neanche nelle sommarie informazioni.
Inoltre, perché quello strano booking, effettuato la mattina del 13 dicembre 2021 da Liliana presso l'hotel Gaur di Sezzana? E per ultimo, perché l'utenza del secondo telefono di Liliana, quello che termina con il 7777, viene analizzato per la giornata del 14 dicembre 2021 solo a partire dalle 10:13 minuti e 15 secondi. Ancora troppi interrogativi per i quali si attende risposta in nome di una verità e giustizia per l'infelice e tragica sorte di Liliana Resinovic. Ehi, non dimenticare di iscriverti a questo canale!